Buongiorno a tutti e bentornati qui sul canale. Bentornati ragazzi. Oggi siamo ancora con Simone per un nuovo appuntamento della serie BBQ Lab and the Butcher. Oggi parliamo di hamburger. Oggi ragazzi affrontiamo, penso, una delle preparazioni che più amiamo, sia che sei appassionato di barbecue o no. Che non, sì. Cioè, l'hamburger unisce tutti, l'hamburger è amore. Oggi però cercheremo di affrontare l'hamburger in maniera... entriamo nel dettaglio dell'hamburger, perché l'obiettivo di questa serie è entrare, sfruttare le conoscenze di Simone, sfruttare la mia passione e quello che ho imparato in questi anni di Barbecue Lab per unire le due cose, quindi darvi anche dei video un po' più didattici, sì. se vogliamo. Allora, Simo, quando si parla di hamburger... i tagli anatomici so che sono svariati, sì. Quindi direi di entrare quelli che sono i tagli che tu preferisci. Allora, i tagli anatomici sono svariati per svariati motivi. Abbiamo tagli che tendono a essere più saporiti, più sanguigni, tagli che tendono a essere un po' più dolci, più amabili. Quindi noi tendenzialmente andiamo a fare un blend, quindi un mix di tagli che possono prestarsi bene per questo tipo di preparazione. L'hamburger è una preparazione che generalmente si fa in padella o in piastra. Quindi abbiamo bisogno di una carne che abbia un po' di grasso per aiutare la nostra maiarda, la nostra cottura, per dargli un bel sapore al nostro hamburger. Tendenzialmente le quantità di carne magra e carne grassa influiscono tanto sull'hamburger. Solitamente si fa un 80% di carne magra e un 20% di carne grassa. Io preferisco anche andare intorno ai 70-30, perché abbiamo un level up di gusto, abbiamo una tenerezza veramente senza confronti, possiamo portare anche il panino over e non avere problemi di avere un panino troppo asciutto, troppo... Sì, diciamo, se mi scappa un po' la cottura perché la birretta di troppo, mi sono distratto, se a monte ho una carne con un 30% in più di grasso, mi perdona magari anche qualche errorino. Sì, ti aiuta un po' di più, diciamo, soprattutto in cottura. Io qua vedo un pezzo di carne che fosse per me... Lo riconosci? Lo riconosco e lo butterei subito in un barbecue. Cosa stai facendo? Però l'idea di... ragazzi, è un brisket. Abbiamo davanti un bellissimo brisket. E quindi tu mi stai dicendo che oggi facciamo un hamburger... partendo da un brisket. Esatto. Partiamo da un brisket. La nostra... raccontamela. Racconta. Questa qua è una punta di petto, la nostra selezione. Sono delle simmental bavaresi. Andiamo a cercarle con una giusta infiltrazione di grasso. Perché in primis i nostri brisket devono avere succosità, sapore e abbiamo bisogno del grasso per fare questo tipo di preparazione. Abbiamo bisogno del grasso per fare l'hamburger. Il brisket è uno di quei tagli che andiamo a unire nel nostro blend di misto di... tendenzialmente usiamo sempre reale, usiamo la punta di petto e il costato, sono dei tre tagli generalmente un po' più usati. Questa volta lo facciamo solo di brisket, ci regalerà secondo me tante emozioni. Come abbiamo visto nel video del brisket, lo trovate sempre qui sul canale, il brisket è formato da due muscoli, sì. Abbiamo flat e point. Però Simo, insegnami a dividerli, cioè com'è che, quando io ho davanti un brisket, se ho voglio dividere i due muscoli, fammi vedere come si fa. È abbastanza semplice, nel senso bisogna riconoscere le due fibre muscolari, abbiamo una fibra sovrapposta all'altra. Il point è la parte tendenzialmente più alta, ricca di solito di più grasso, la si vede, si riconosce perché è abbastanza rotonda. E dopodiché si sviluppa nell'altra fascia muscolare sotto il flat, perdone, sotto il point, sì. Abbiamo il flat che è un taglio di carne un po' più lungo, lungilineo, e un po' più affusolato. Che ha una fibra, se vi ricordate, se avete visto il video, molto lunga, esatto. Quindi è proprio ben visibile la, sì, fibra del flat. Sì. E andiamo a staccare, partiamo dalla parte, diciamo, più alta del point, in modo da seguire piano piano l'ingresso del coltello e andare a distinguere i due tagli muscolari. Ok Simo, hai diviso il flat dal point e poi vedrete con questo point, secondo me ci faremo qualcosa di divertente. Adesso cosa dobbiamo fare? Andiamo a tagliare la nostra carne e andiamo a prepararla per la fase di trita. Andiamo a vedere il nostro dispositivo che abbiamo a casa, noi in questo caso usiamo... Noi oggi usiamo Arcar Sum, che è un dispositivo eccezionale perché permette di tritare, di impastare, è un aiuto in cucina incredibile, è un prodotto che ha una qualità
molto elevata, quindi anche la trita che riesce a fare, il motore non si surriscalda, quindi ci porterà un sacco di vantaggi. Allora andiamo a tagliare la nostra carne, prepariamo la nostra macchina per il trito. Andiamo a tagliare i pezzi in modo che riusciamo a lavorarli agevolmente, a farli inserire bene nella macchina. Io tendenzialmente quando vado a lavorare la carne trita prendiamo il blocco, lo lavo e lo tengo in frigorifero, perché durante il processo di trita della carne andiamo a surriscaldarlo un po'. Più o meno per quanto tempo? Ma il tempo che comunque, essendo acciaio, freddo lo prende tendenzialmente in abbastanza poco tempo. Una mezz'oretta prima di fare la lavorazione è più che sufficiente. Non abbiamo bisogno di una velocità troppo elevata, perché più andiamo su con la velocità e più alzeremo la temperatura. Andiamo con una velocità abbastanza media, andiamo a tritare, facciamo un paio di passaggi in modo da rendere più fine la nostra carne, a omogenizzare bene tutto l'impasto in modo da dividere bene il grasso con la parte magra. Poi volendo si può o condire direttamente l'impasto prima di andare a fare il pattio, prima di andare a fare la pallina per lo smash, oppure condirlo direttamente sulla griglia. Hai già lanciato un tema cardine degli hamburger, patty, e quindi quello a cui siamo abituati a vedere oggi, il classico disco di hamburger, oppure la nuova tendenza che abbiamo importato dagli States è lo smash burger, quindi gli appassionati di cibo da strada sicuramente sapranno di cosa parliamo. È una pallina che viene letteralmente schiacciata sulla piastra calda, creando un disco molto sottile con una crosticina all'ennesima potenza e un'esplosione di gusto che poi parleremo. In termini di grammature, Simo, quando parliamo di un patty classico o di uno smash, a grandi linee, come ci si può regolare? Patty classico possiamo partire dai 150 fino a 200-250 grammi per hamburger. Per quanto riguarda lo smash, quindi partiamo da una pallina di 80, 100, 120 grammi. Ovviamente lo smash più andiamo a schiacciarlo più avremo una larghezza un po' più... Come ci hanno insegnato gli amici Junkfully che salutiamo, degli smash burger, la nuova tendenza americana è proprio fare un patty sottilissimo, enorme, che trasborda da panino, proprio una super cosa croccante. Super bellissima. Sì, sì. Allora, una volta preparato la nostra trita, andiamo a creare il patty. Allora, prendiamo la nostra forma per gli hamburger, noi ci aiutiamo con un filino di olio per non far attaccare la carne, renderla tutto quanto molto più veloce. Andiamo a fare le nostre palline, pressiamo bene in modo da creare un patty bello uniforme, e riponiamo in frigo per qualche minuto in modo che l'hamburger si rassodi bene e tenga bene la forma. E quando fate una roba del genere, fatene di più, poi tanto li mettete via, li surgelate, così avete degli hamburger sempre pronti di livello stratosferico. Allora, prima hai detto che la cottura dell'hamburger chiaramente dà il meglio di sé su una piastra, e oggi usiamo una piastra magica, oggi utilizziamo Ophir. Ophir è questo braciere incredibile in cui abbiamo questo fuoco centrale a vista, abbiamo questa piastra che si scalda, tutto l'unto che poi cola dentro, quindi l'Ophir credo che è uno dei barbecue più belli e divertenti da usare, nella sua semplicità, per assurdo. Io direi di partire dal classico patty, quindi oggi lavoreremo con degli hamburger semplici, quindi hamburger, pane, salsa e bacon e giusto il formaggio, quindi facciamo dei classici cheeseburger. La cottura è molto semplice, partite dal bacon, così ha il tempo di raffreddarsi un pochettino per diventare molto più crispy. Quindi lo piastrate un pochettino, fate sciogliere un po' il grasso. L'hamburger, se poi volete fare una roba veramente godereccia, cuocetelo nello stesso punto dove avete messo... I grassi vi aiutano a recuperare più calore. Andate a mettere il vostro patty, mi raccomando schiacciate bene inizialmente in modo che tutto il patty aderisca bene alla piastra e si crea una fantastica crosticina. Aspettate qualche minuto, una volta che si è fatta una bella crosticina girate il vostro hamburger e mettete sopra il formaggio, esatto. Così mentre si fa la bella crosticina sull'altro lato il formaggio ha tempo di sciogliersi.
Oggi utilizziamo del fantastico cheddar che arriva sempre dai ragazzi di My Barbecue, che è una cosa incredibile, ormai abbiamo imparato ad amarlo. Ok Simo, componiamo il nostro fantastico cheeseburger. Partiamo dal nostro pane, tostiamo bene anche lui un paio di minuti su piastra. Potato roll come quello che abbiamo visto nel video del cheddar al pegno, incredibile. Sì. Quindi andiamo a tostare bene il nostro pane, giro di salsa a scelta e andiamo a comporre il nostro burger. Pane, hamburger e un altro veletto di salsa. Semplice ma di un'eleganza, perché poi cioè, ricordatevi che qui il protagonista è il patty che abbiamo la carne, fatto. Sì. Patti così, allora a me piace molto lo smash, ma ogni tanto tornare al classico hamburger dove senti, sì, a me piace un casino. Poi la variante molto classica del cheeseburger è sempre, non stanca mai, è un evergreen, un evergreen. Ci stava anche magari una fogliolina di insalata e un pomodoro per renderlo ancora più ricco. La salsa barbecue poi è sempre di Daniele Merli della Casa Olbiga, e la loro barbecue secondo me è una barbecue piacciona, perché piace a tutti, ha una consistenza bella liccida, non è né troppo dolce né piccante, quindi si sposa alla perfezione. E devo ammettere che l'hamburger di brisket non è il classico. Si sente la differenza. Cioè, bello beefy, bello sì, saporito. Bravo. Bello, ho usato la parola giusta, bello beefy, mi piace la definizione. Adesso è il momento però di andare con lo smash. Quindi lo smash a livello scenico di preparazione è veramente più... È una bella battaglia fra titani, c'è il classico e c'è la new wave, c'è un bello scontro. Classico eleganza, sì. Però lo smash è ignoranza. Sì. Vi consigliamo di mettere almeno due smash per hamburger. Quindi come si fa uno smash? Molto semplicemente prendete la vostra pallina, la schiacciate bene sulla piastra dell'Ofir, aiutatevi con la pressa, cercate di farla bella sottile in modo che tutti i grassi che abbiamo all'interno di questo di questa pallina belli a contatto sì, con si la rilasceranno e inizieranno a sfrigolare, creando una crosticina meravigliosa. Qui la cottura è molto più veloce perché chiaramente appiattendola concentriamo il calore. Quindi una volta che si è fatta la crosticina, girate i vostri smash e subito sopra la fetta di formaggio, così che avrà il tempo di sciogliersi. Poi in maniera molto semplice mettetene uno sopra l'altro e andiamo alla composizione del panino. Anche qui andiamo sul classico. Salsa, doppio smash, doppio formaggio, doppio bacon, doppio godimento. Via. Guardatelo, è la meravigliosa. Questa è una bella battaglia. Meravigliosa. Ti dico Simo che all'assaggio io qua dico che ha vinto lo smash. Ragazzi, lo smash qua è troppo goloso, troppo goloso. Poi con una piastra del genere abbiamo creato veramente una maiara strepitosa. Quindi formaggio, tutto quello che si lega insieme. Si crea questa cremosità di gusto, di formaggio, di salsa, croccantezza, il bacon. Cioè tutti i sapori sono proprio amalgamati in un unico morso ed è devastante, buonissimo. Ovviamente il grande Simo viene in vostro aiuto, quindi potete evitare di fare tutto lo sbattimento di tritare, perché troverete le sue fantastiche box con già tutto pronto. Potete scegliere se smash, no smash, bacon, che salsa, quindi le trovate sul sito di My Barbecue. Simo, grazie per farmi mangiare tutte le volte delle cose meravigliose e di darmi tutto il tuo sapere e di offrirlo ai nostri amici a casa. Come sempre seguite i canali social di My Barbecue e i nostri BBQLab 1984. Se avete informazioni, domande, se volete chiedere qualcosa anche a Simone in particolare, scrivetelo qui sotto nei commenti. Ricordatevi di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina per essere sempre sintonizzati e per non perdervi nessuno dei nostri video. Ci vediamo al prossimo appuntamento di BBQLab and The Butcher. Ciao! Ciao. Scherzetto, ma la sapete la vera bomba qual è? Vi ricordate l'altro video? Cheddar alla pegno, l'hot dog. Il buon Simone ha fatto la versione smash, quindi ha preso una pallina di impasto di cheddar alla pegno. La tecnica di cottura è la stessa. Sì. Ma il livello di godimento, ragazzi, ma c'è level up.
devastante. Abbiamo dentro il cheddar che ci aiuta a creare una crosticina che per lo smash è roba spaziale veramente. Questo, Simo, abbiamo fatto il primo e ti ho detto, sai Simo che è il migliore che ho mangiato? Poi abbiamo fatto il secondo, sai Simo che è il migliore che ho mangiato? Il terzo gli ho detto, Simo, sai che è il migliore che ho mangiato? Quindi ragazzi, la composizione che vi consigliamo è smash, doppio smash di cheddar alla pegno, extra cheddar, extra bacon e salsa sempre honey mustard. Provatelo perché è incredibile. È da provare assolutamente. E qui con questa bellezza concludiamo. Ciao, alla prossima. Ragazzi.